Allora, intanto buongiorno, questo è il punto in cui ci eravamo lasciati lo scorso anno e questo è il momento in cui cominciamo. Le date le avete già viste, sono dal 30 settembre all'ottobre, tutto si svolge qui all'Auditorium della Musica. Io vi ringrazio di essere così tanti e così numerosi. Io invece sono da solo, quindi la conferenza stampa sarà molto, molto breve e tutta di contenuti. Però sono da solo sul palco, ma non sono ovviamente da solo nel lavoro. Questo festival è un festival voluto dalla Regione Lazio, dalla Camera di Commercio di Roma, dall'Associazione Produttori Televisivi e da Sviluppo Lazio, che sono i soci fondatori di questa edizione 2012 del Roma Fiction Fest, e ovviamente con loro abbiamo condiviso tutte le scelte, tutto quello che vedrete in questi giorni. Per quanto riguarda il programma, voi avete ricevuto una cartellina stampa in cui ci sono molti comunicati, che ovviamente non vi riassumo, ma che sono tutti importanti perché sono presenze, partecipazioni e collaborazioni che sono state decisive per fare questo programma. Il programma stesso invece è già online sul nostro sito, che vi ricordo, romafictionfest.org. Lì lo trovate, potete già scaricarlo, e mentre la versione cartacea sarà disponibile nei prossimi giorni. È un festival questo che avrà molte presenze. La prima presenza che vorrei ringraziare e anche annunciare, perché non lo sapete ancora, è la nostra madrina. Miriam Leone ha accettato di essere la madrina del festival, di questo noi la ringraziamo tantissimo. Come sapete, in un primo tempo avevamo indicato, d'accordo con lei, Alessia Marcuzzi, che ha avuto degli impegni di lavoro, un reality che è stato anticipato e quindi non ha potuto essere con noi. Avete già ricevuto il comunicato di Alessia Marcuzzi. Io volevo veramente pubblicamente ringraziare Miriam Leone per la sua disponibilità, per la sua carineria, per il fatto che sarà presente alle serate iniziali e finali del festival. È un festival quest'anno, insomma, di solito i colleghi mi chiedono quali sono le novità dell'anno, quali sono i temi che maggiormente vengono fuori. Beh, io credo che ci sia un tema che è molto importante quest'anno, anzi forse ce ne sono due. Uno è la popolarità di questa manifestazione, cioè il fatto che vuole essere, fin dalla scelta di essere a ingresso gratuito sempre e comunque per tutte le proiezioni a esaurimento posti, quindi favoriamo al massimo la partecipazione delle persone. È una scelta condivisa questa appunto con i nostri soci, in particolare è una scelta che ha portato a una grande novità quest'anno, la sezione Kids and Teen. È una sezione che abbiamo fatto riunendo insieme fiction, cartoni e programmi che vanno per una fascia, diciamo, che va dai 4 ai 16 anni. L'abbiamo realizzata con vari partner. Trovate già una piccola brochurina con tutti i personaggi che saranno presenti, ma in particolare sarà fondamentale l'appuntamento il pomeriggio di domenica 30, proprio qui all'Auditorium, quando sul tappeto fucsia del festival ci saranno tutti i personaggi delle serie più famose che saranno proiettate in anteprima, alcune di queste anche in anteprima mondiale, saranno presenti e faranno animazione per i ragazzi di varietà. Tutto questo comincerà dal mattino con un cartone italiano che si chiama Capitan Cook, che ha avuto il patrocinio da parte del Ministero della Salute, perché è un cartone che racconta e che induce i ragazzi a stare attenti a quali sono i cibi che prendono, a quali sono le loro merende. E intorno a questo cartone, intorno a tutto quello che sarà proiettato quel giorno, per il quale vi rimando appunto al programma, ci sarà tanta animazione, e questo, diciamo, è un segno d'apertura di popolarità del festival, perché è in realtà un modo per coinvolgere dentro il festival anche i ragazzi, e credo che questo sia
appunto nel segno di quella popolarità che vi dicevo precedentemente. L'altro punto fondamentale, insomma, sul quale abbiamo un po' come una bussola costruito il nostro programma è l'internazionalizzazione del festival. Voi sapete, appunto, uno dei nostri soci, la Regione Lazio, ha costruito un fondo che serve anche per internazionalizzare la produzione nel Lazio, nel senso di attirare sul territorio produzioni internazionali. Noi a nostra volta abbiamo dato una grossa spinta al programma internazionale del festival, che quest'anno per la prima volta ha una serie di anteprime mondiali e internazionali di grande peso, che poi magari vi riassumo brevemente, ma che anche queste trovate sul programma, e ha due incontri che hanno caratteristiche da un lato di attenzione per dei programmi anch'essi molto importanti in anteprima, e dall'altro una attenzione a quello che questi incontri possono produrre sul tessuto produttivo italiano. Uno di questi incontri è che si svolge mercoledì 3, è un incontro con un gruppo di produttori argentini che vengono in Italia per cercare dei partner per le coproduzioni che l'Argentina può fare con l'Italia. Ci sono già state, come sapete, delle produzioni italiane che sono andate in Argentina, adesso dei produttori in loco cercano dei partner per delle coproduzioni da realizzarsi tra Argentina e in Italia, e sono supportati in questa lavorazione anche essi da un fondo di 15 milioni di euro che presenteranno appunto ai professionisti del settore nel pomeriggio del 3. È un appuntamento molto importante perché è un fatto concreto col quale noi vogliamo rendere il festival funzionale anche all'attività, alle scelte e al lavoro dei produttori, cioè di coloro che fanno le fiction e che insieme ai broadcaster che poi le trasmettono sono, diciamo, l'ossatura di questo che è il più grosso comparto dell'audiovisivo italiano. Quindi questo incontro con i produttori argentini può aprire veramente degli spiragli, forse anche più che degli spiragli, di internazionalizzazione della produzione italiana, e questo è un obiettivo ambizioso che il festival si assume. Un'altra presenza importante da questo punto di vista è il BBC Worldwide Day, che si svolgerà lunedì 1 ottobre. Noi abbiamo avuto un accordo con BBC Worldwide, l'abbiamo annunciato durante il MIP di Cannes, è un accordo che prevede una serie di anteprime mondiali di grande prestigio, di grande valore, ma prevede anche un incontro con BBC Worldwide, un panel nel quale BBC Worldwide racconterà quali sono i loro parametri per la coproduzione, quindi anche qui uno stimolo per il mondo della produzione italiana per interfacciarsi con quello che è uno dei più grossi broadcaster a livello mondiale, e ci saranno una serie di iniziative collaterali che racconteranno anche come BBC Worldwide costruisce il marketing, in particolare l'attenzione per il fandom e così via, che è fondamentale, come sapete, per fidelizzare il pubblico non solo nazionale alle varie serie televisive. Quindi saranno degli incontri, diciamo, di lavoro, di studio e anche di spettacolo che sono molto importanti. Vi dicevo prima delle anteprime internazionali e di tutto quello che queste comportano. Bene. Se partiamo da BBC possiamo subito dire che ci sono due anteprime mondiali. Una è Ripper Street, che come vi dice il nome stesso è una nuova versione della famosa vicenda di Jack lo Squartatore, insomma, che ha entusiasmato il mondo prima della letteratura, poi del cinema, poi della televisione, ma anche dei fumetti. Insomma, un personaggio molto discusso che conosce con questa serie una nuova e originale interpretazione. L'altra è l'attesissima anteprima sempre mondiale di Da Vinci's Demons,
che è una serie che sicuramente avrà un successo, come può indicare chiaramente il suo soggetto, cioè i demoni di Leonardo da Vinci. È un argomento credo che possa interessare proprio tutto il mondo. Tutti gli altri prodotti di DC Worldwide sono in anteprima assoluta per l'Italia. Ce ne sono molti, anche qui avete tutta la possibilità di vedere sul programma quali sono e quanti stimoli essi possono dare. Vi ricordo che ci sono per esempio dei temi che ricorrono, che sono molto importanti. Ci sono drammi in costume, Great Expectations da Dickens, che ci porta in Italia anche Gillian Anderson, l'attrice resa famosa da X-Files, che appunto ritorna a interpretare una serie che avrà grande successo. Downton Abbey, che è già stata acquistata per l'Italia, che andrà poi in onda sulle reti Mediaset. Copper, Ripper Street, che vi ho già detto. Sherlock, che è un'altra versione di un altro personaggio popolarissimo che forse non ha bisogno di presentazioni. World Without End, Labyrinth, insomma ci sono molte fiction in costume che confermano quanto questa tendenza sia viva e attuale nel panorama mondiale. Ci sono anche molte storie che raccontano problemi contemporanei, sempre in questo ambito di anteprime internazionali. Vi ricorderei Top Boy, che racconta un gruppo di giovani nei quartieri più popolari di Londra. La fede cattolica raccontata da Nancy Swatil, che è una serie francese che racconta appunto l'esperienza di 5 giovani che vanno in seminario. Accused, che invece parla di omosessualità. Insomma, ci sono parecchi argomenti. La stessa serie argentina che presentiamo in anteprima mercoledì 3 al termine della giornata argentina, che si chiama Madonnache Scolare, e anch'essa una serie che parla di bullismo a scuola. Vi ho fatto alcuni esempi, ma ce ne sono ovviamente molti altri. Un'altra questione molto importante da segnalare per quanto riguarda le anteprime internazionali, che abbiamo avuto la collaborazione, oltre dei broadcaster italiani che ringrazio molto, di tutte le major internazionali. Il primo anno che tutte le grandi